alzare gli occhi dal libro, leggeva sempre in treno, e ritrovare pezzo per pezzo il paesaggio, il muro, il fico, le canne, la scogliera, le cose viste da sempre di cui soltanto ora, per esserne stato lontano, s'accorgeva. Questo era il modo in cui tutte le volte che vi tornava, Quinto riprendeva contatto col suo paese, la Riviera. Ma siccome da anni durava questa storia, della sua lontananza e dei suoi ritorni sporadici, che gusto c'era? Sapeva già tutto a memoria, eppure continuava a cercare di fare nuove scoperte, così di scappata, un occhio sul libro, l'altro fuori dal finestrino. Ed era ormai soltanto una verifica di osservazioni, sempre le stesse. Però ogni volta c'era qualcosa che gli interrompeva il piacere di questo esercizio e lo faceva tornare alle righe del libro. Un fastidio che non sapeva bene neanche lui. Erano le case, tutti questi nuovi fabbricati che tiravano su, casamenti cittadini di 6-8 piani, a biancheggiare massicci come barriere di rincalzo al franante degradare della costa, affacciando più finestre e balconi che potevano verso il mare. La febbre del cemento s'era impadronita della Riviera. Là vedevi il palazzo già abitato, con le cassette dei gerani tutti uguali ai balconi. Qua il caseggiato appena finito, coi vetri segnati dai serpenti di gesso che attendeva le famigliole lombarde smaniose dei bagni. Più in là ancora un castello di impalcature e sotto la betoniera che gira e il cartello dell'agenzia per l'acquisto dei locali. Nelle cittadine in salita, a ripiani, gli edifici nuovi facevano a chi monta sulle spalle dell'altro e in mezzo i padroni delle case vecchie allungavano il collo nei sopraelevamenti